Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E la logica del mondo è quella di Caino che uccide Abele. La logica di Dio è quella di Gesù che viene ucciso e che perdona. Ecco, preghiamo anche in questa Santa Messa, intercediamo il Signore attraverso Maria per la pace del mondo. E per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati quando non siamo stati nelle parole e nelle azioni costruttori di pace. Tu che offri la tua vita per noi, Kyrie eleison. Tu che confermi i nostri cuori in ogni parola e opera di bene, Kyrie eleison. Tu che giustifichi nella fede chi opera per mezzo della carità, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Effondi, o Padre, il tuo spirito rinnovatore sul popolo dei credenti, perché giustificati e salvati dalla sua grazia, attendiamo con sincera speranza l'eredità del regno promesso. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Benedicimi, Padre,
la lettura profetica ci illumini, ci giovi a salvezza. Lettura del libro di Giobbe. Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto eruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». Parola di Dio. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Dal tuo volto venga per me il giudizio. I tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia è il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Benedicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini e ci giovi a salvezza. Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, il contadino che lavora duramente deve essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca di capire quello che dico e il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dei morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore.
ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungono la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le varie discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Parola di Dio. Benedici mio Padre. Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse: chi di voi ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. L'Apostolo Paolo dice: io annuncio nel mio Vangelo Gesù Cristo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata, e noi siamo qui a leggerla, meditarla, metterla nel cuore, tenendo sullo sfondo i gravissimi fatti delle guerre di questo giorno. Ecco allora, ognuno di noi, il predicatore, è un lavoratore che non deve vergognarsi del Vangelo. E contempliamo anzitutto la scena che ci viene raccontata nel libro di Giobbe. Satana lancia la sfida e l'autore del libro di Giobbe ce la racconta subito. Queste prove
ci fanno ricordare le 10 piaghe d'Egitto. Esse sono in crescendo e danno la sensazione della catastrofe. Gli episodi si ripetono e la loro trama è identica. Mentre egli ancora parlava, un messaggero viene da Giobbe, il messaggero racconta la sciagura capitata e poi c'è una conclusione sempre identica. Sono scampato io per raccontartelo. Le catastrofi sono 4, segno di completezza. C'è un intercalare di uomini che causano le sciagure con le cause naturali di queste stesse sciagure. Noi ora sappiamo che tutte queste cose vengono da Satana. Qual è invece la reazione di Giobbe? Giobbe non conosce né la sfida di Satan né che Dio ha fiducia in lui. Giobbe assume l'atteggiamento del lutto. Giobbe si alzò e si straziò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò. E poi esce con quella frase che tutti conosciamo, nella quale è nominato per 3 volte il Signore. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. È la frase che una mamma ha detto dopo aver saputo che suo figlio era morto in ospedale col desiderio di diventare prete, ma prete non è diventato. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E cioè, come al Signore piacque, così è successo. Giobbe riconosce che tutto quello che egli aveva era dono del Signore. Il dono di Giobbe è capovolto, eppure egli resta fedele. L'atteggiamento di Giobbe nella sventura è modello di adorazione autentica. Quando la vita è tranquilla, le circostanze favorevoli, è facile riconoscere il Signore, ma è facile anche vivere nella illusione. Dio ci serve più che averci al suo servizio. La prova invece ha una forza tremenda che può staccarci da Dio, provocando ribellione, bestemmia, disperazione. Giobbe, privato di tutti i suoi beni e perfino dei figli, si pone davanti a Dio. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Nella prova è rimasto fedele, ha resistito, non poteva capire, ma ha adorato. Dio è il Signore e può dare e togliere, perché tutto gli appartiene. Questa è la vera adorazione, fondata su un vero senso della povertà radicale dell'uomo. Noi non siamo padroni di nulla, ma soltanto amministratori dei doni di Dio, che quindi, quando vuole, può riprendere tutto liberamente. La fedeltà di Giobbe
rimane per tutti come un ideale, una meta difficile, tanto difficile che ci può sembrare pura utopia. Se pensiamo alla nostra debolezza e al nostro poco amore, ma abbiamo con noi, in noi, la forza di Cristo che per noi ha accettato la volontà del Padre fino alle estreme conseguenze. Domandiamo a Lui che ci dia il suo stesso amore per la volontà divina, perché nessuna prova possa mai distoglierci dall'essere fedeli, anche noi, come gli stessi, con gli stessi sentimenti di Giobbe, diciamo sempre: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. È lo stesso atteggiamento, è lo stesso sentimento che ci viene suggerito oggi dal brano del Vangelo di Luca. Il Signore Gesù, in questo passo di Vangelo, ci mette con decisione al posto che ci compete. Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare, sappiamo di essere al servizio di Dio, ma qualche volta abbiamo l'atteggiamento di chi rivendica dei diritti, aspettiamo la ricompensa, le grazie di Dio, come se ci spettassero. Gesù oggi ci ricorda che siamo servi, servi inutili. Gesù è il servo di Yahweh, il servo sofferente, il servo del Signore. Maria è Ancilla Domini, serva del Signore. Noi tutti siamo servi inutili, anche quando abbiamo dato tutto quello che dovevamo, non abbiamo dato ancora nulla, perché abbiamo ricevuto tutto da Dio, come Giobbe, e quindi il nostro non è un regalo che gli facciamo, ma è una semplice restituzione. Per tutta la vita noi restiamo debitori, mendicanti di Dio. Non abbiamo mai un vero merito, visto che riceviamo tutto da Lui. Tutto è dono, tutto è grazia. Sempre facciamo Eucaristia, rendiamo grazie a Dio. Le parole del Signore Gesù oggi non hanno certamente lo scopo di farci soffrire, di umiliarci, ma ci indicano la strada della vera gioia. Chi rivendica qualcosa non è mai veramente contento, perché vorrebbe avere sempre di più, mentre chi si ritiene indegno dei favori di Dio, chi sa ricevere tutto da Lui e di doverlo servire, quando Dio gli concede una gioia, è contento, perché la considera un dono immeritato, una bella sorpresa, per così dire. Il grazie. Il guaio è invece che noi non ce ne rendiamo conto. Se pensiamo sempre ai nostri meriti e mai ai nostri doveri, Gesù, dicendoci che siamo servi inutili di Dio, ci prepara alla vera gioia. Vuole dire che impariamo a godere delle grazie divine come dei doni inaspettati e completamente gratuiti.
Grazie Gesù per la tua voce che ci chiama ancora oggi a convertirci, a cambiare mentalità. Tu ci proponi di passare da un rapporto con te, fatto di meriti conquistati, forse anche duramente, a un rapporto con te, fatto di libertà nel servizio. Non sei comparabile con il nostro impegno, tu sei gratuità. Davanti a te non c'è da farsi forti delle proprie opere buone. Tu sei bontà infinita, immensa. Tu sei misericordia. Noi, Signore Gesù, siamo i tuoi figli, deboli, fragili, peccatori e discepoli a cui nulla è dovuto, ma ai quali tutto è dato dalla tua inesauribile misericordia. Se moriamo con Lui, dice Paolo, con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui anche regneremo. Ecco allora, perseveriamo nella fede, nella speranza, nella carità, sapendo che tutti quanti, io per primo, siamo servi inutili. E tu, Maria, Regina della Pace, dona al mondo intero la tua pace. Al Signore Gesù, che si è fatto servo di tutti, presentiamo le nostre umili suppliche. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, sia sempre una comunità gioiosa nella fede e capace di camminare lungo la strada dell'amore che tu hai indicato, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per l'azione cattolica diocesana, susciti nelle nostre comunità il desiderio e l'impegno di essere autentiche scuole di preghiera, soprattutto per le nuove generazioni, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti non credono o vivono nel dubbio, possano arrivare a conoscerti ed ad amarti, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per ciascuno di noi, imitando la tua carità verso tutti, sappiamo metterci a servizio dei fratelli e delle sorelle che incontriamo, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. E abbiamo pregato per la pace
e tante volte le nostre preghiere sono sembrate inutili, nessun risultato. Ebbene, noi non dobbiamo mai cessare di pregare, pregare per la pace, perché cessino le guerre, si estingua l'odio e i popoli vivino nella concordia. Preghiamo. Esaudisci, oh Dio, di instancabile amore i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila e confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata per Cristo nostro Signore. Uniti a Cristo, che è l'autore della pace, scambiamoci un gesto di accoglienza. La nostra professione di fede in Dio, che per noi uomini e per la nostra salvezza si è fatto uomo. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discesi dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Trasforma ed esalta, o Dio, con la tua azione santificatrice gli umili doni che adorando ti offriamo. Serba il premio della eredità eterna a chi se ne nutrirà con animo puro, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai tanto amato il mondo e tanta pietà hai provato per noi, da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere interamente la nostra vita, tranne che nel peccato. Così, nel tuo Figlio fatto uomo, ci hai amato tutti con amore nuovo e più alto, e nella sua obbedienza a questo disegno di grazia ci hai ridonato la primitiva ricchezza che nella disobbedienza della colpa era andata perduta. Per questa misericordia che ci ha salvato, cantiamo la nostra gioia e, uniti ai cori degli angeli e dei santi, eleviamo l'inno di riconoscenza e di lode. Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza. Donaci il tuo spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Continuiamo a dirci, siamo cristiani, che siamo fratelli e sorelle. Ebbene, recitiamo la preghiera che ci ha dato Gesù, che ci ha insegnato Gesù, ma mettendoci il cuore e credendo a quello che diciamo. Padre nostro, sia santificato, sia fatta la tua volontà, oggi il nostro Padre quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
preghiamo. Circonda i tuoi figli di grazia perenne, o Dio vivo e santo, e poiché nel compimento del rito arcano e sublime ci siamo nutriti di Cristo, vittima e salvezza, donaci di condividere il nostro eterno destino nella patria del cielo con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. E qualche avviso. Giovedì prossimo, 12 ottobre, ricorre la memoria del Beato Carlo Acutis. Alle ore 9 presiederà la Santa Messa Don Alessandro Vrilla, che amministrò da cappellano d'ospedale di Monza il sacramento dell'unzione degli infermi a Carlo Acutis. Ci racconterà la sua testimonianza. Venerdì 13 ottobre alle ore 20 il Vescovo Luca Raimondi, nostro vicario episcopale, presiederà qui in santuario una veglia di preghiera sulla figura del Beato Carlo Acutis per i preadolescenti e adolescenti della nostra città e del territorio. È ancora possibile, cosa buona, visitare la mostra sull'inferno di Dante, allestita nel cortile della casa dei padri. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.